come non bastasse l'effetto virus ad affossare i mercati europei, ora ci si mette anche il calo dei prezzi del petrolio. Francoforte, Londra, Parigi, Madrid e Milano sono tutte in caduta libera, perdendo circa l'8%. In Gran Bretagna, invece, le azioni British Petroleum e le Royal Dutch Shell sono in calo del 20%. Forti perdite si sono registrate anche sui mercati asiatici, che hanno a loro volta accusato il panico dovuto alla frenata del settore petrolifero. All'apertura, questo lunedì, i prezzi del Brent sono scesi di oltre 30 punti percentuali, il più grande calo registrato dalla prima guerra del Golfo nel 1991. Tutti i mercati stanno scontando le scelte dell'Arabia Saudita che nel fine settimana, nonostante il clima già negativo per l'economia globale, ha deciso di tagliare i prezzi e aumentare la produzione.